In che senso l'abbigliamento da trekking è cancerogeno? Quali sono le aziende più virtuose che utilizzano i FAS? E soprattutto, cosa possiamo fare noi consumatori per evitare di acquistare queste sostanze chimiche? Se anche voi vi siete posti queste domande e volete saperne di più dei FAS e delle sostanze cancerogene presenti nell'attrezzatura da trekking, ecco, questo è il video per voi, perché rispondiamo a queste e tante altre domande. Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo dei FAS. Parliamo dei FAS che, per chi non lo sapesse, sono delle sostanze alcaliniche, perfluorante e polifluorante. Praticamente delle sostanze chimiche che la sigla in sé ci interessa poco, ma possiamo capire subito quali sono i loro danni da come vengono soprannominati. Infatti vengono soprannominati inquinanti eterni. E perché ne parliamo? Ne parliamo perché all'inizio di questo 2024 è stato condotto in Gran Bretagna uno studio che ci riguarda da vicino. È stato condotto uno studio su una trentina di aziende che producono attrezzatura outdoor e pensate che il risultato è stato che più dell'80% dei prodotti venduti contiene queste sostanze nocive per l'uomo. Ma perché sono così nocive per l'uomo? Come dicevo, i FAS sono delle sostanze inquinanti eterne perché hanno dei tempi di decadimento nell'ambiente naturale che sono veramente lunghissimi, quasi eterni appunto. Queste sostanze chimiche le si trova purtroppo praticamente ovunque. Con l'inquinamento che c'è stato, queste sostanze ormai le possiamo trovare dal terreno all'acqua, alle falde acquifere. Quindi ecco che da questo punto di vista ormai le abbiamo presenti anche all'interno del nostro corpo. Ma perché vengono considerate sostanze nocive? Questo ce lo spiega l'AIRC, l'Agenzia Italiana per la Ricerca contro i Tumori. Ecco, l'AIRC ha classificato questi FAS come sostanze nocive perché a lungo andare, soprattutto avendoli presenti nel nostro corpo, questi portano a tumori maschili, femminili, a problemi ormonali. Ecco, diciamo che a lungo andare veramente le conseguenze possono essere addirittura mortali. Il vero problema è che, nonostante le grandi evidenze scientifiche di che queste sostanze facciano male, molte aziende non se ne curano, ci sono tante aziende che continuano a utilizzarli senza farsi tanti problemi. Ecco che però c'è anche l'altro verso della medaglia, ovvero ci sono tante aziende che invece hanno fatto un'ottima campagna di sensibilizzazione e soprattutto hanno deciso di eliminarli da quasi il 100% dei loro prodotti. Dunque, ecco che qua entra in gioco un fattore veramente importante, ovvero la trasparenza. Perché ci sono molte aziende che appunto li utilizzano, non dicono nemmeno di utilizzarli, noi magari andiamo a comprare un capo pensando che sia un ottimo capo dal punto di vista tecnico, con delle ottime performance, ma ci ritroviamo a comprare un capo che in verità contiene sostanze nocive per il nostro corpo. Al contempo però esistono fortunatamente aziende che invece vanno a elencare per filo e per segno in tutti i materiali che utilizzano se sono contenuti questi FAS. Da questo punto di vista diciamo che ci vorrebbe una legge, ci vorrebbe un qualcosa che obblighi le aziende a dirlo sempre, sia se non li hanno, sia che li hanno. Sicuramente questo, dal punto di vista per l'utente, può essere veramente un valore aggiunto. So che volete sapere quali sono queste aziende che lo dichiarano e soprattutto quelle più virtuose, ma ci arriviamo tra un attimo perché prima fatemi parlare anche dell'argomento delle microplastiche. Anche le microplastiche come i FAS possono essere veramente delle sostanze nocive per l'ambiente e il nostro corpo. Ormai anche qua ricerche scientifiche hanno evidenziato che microplastiche si trova ovunque, dagli oceani ai ghiacciai ad alta quota ai ruscelli di montagna, quindi veramente anche loro purtroppo sono ovunque. Da questo punto di vista sicuramente il mercato outdoor ha contribuito molto sulle microplastiche perché le fibre sintetiche sono state ampiamente utilizzate, cioè alla fine tutti noi abbiamo in casa dei prodotti che sono fatti con fibre sintetiche che possono andare dalle magliette agli scarponi a tanti accessori. Ecco che purtroppo anche loro svolgono un'azione determinante sul nostro corpo e sull'ambiente. Ma comunque cosa possiamo fare? Beh, allora diciamo che da un certo punto di vista molto si sta già facendo. Innanzitutto sicuramente è ottimo sapere che molte di queste fibre sintetiche sono riciclate e riciclabili. Dunque diciamo che hanno una catena sicuramente più lunga e il materiale in sé viene sfruttato molto di più rispetto che dalla produzione allo smaltimento in un singolo ciclo di vita. Ormai tantissime aziende utilizzano prodotti riciclati e appunto riciclabili proprio per garantire un ciclo di vita molto più lungo al singolo materiale. È anche vero però che dobbiamo essere anche noi bravi ad utilizzare l'attrezzatura e a lavarla nel modo corretto. Infatti non solo molte volte l'abbigliamento magari viene smaltito in modo errato,
ma anche lavato in modo errato. Infatti esistono delle sostanze che vanno a ridurre di tanto la dispersione di queste microplastiche nel momento in cui noi andiamo a lavare i prodotti. Di questi prodotti ne abbiamo visti in un video che avevo fatto qualche settimana fa su come pulire l'attrezzatura, ve lo lascio qua in alto a destra, comunque in basso qua sotto in descrizione. Ed ecco che anche le microplastiche purtroppo esistono, sono presenti. Esistono anche delle alternative come possono essere le fibre naturali, però quello è completamente un discorso a parte. Fatemi sapere se vi può interessare, ditemelo qua sotto nei commenti, che nel caso facciamo un video a riguardo. Ma dunque, quali sono queste aziende che non utilizzano i FAS, quindi prodotti meno cancerogeni per noi, sicuramente molto meglio per l'ambiente? Ecco, la ricerca condotta in Gran Bretagna ce lo dice chiaramente. Troviamo 5 brand, alcuni presenti sul mercato italiano, altri no, che al 100% non utilizzano più FAS. Quindi da questo punto di vista sappiamo che alcuni brand veramente ormai li hanno eliminati. Altri diciamo che li utilizzano all'80-90%, dipende un attimo dal tipo di abbigliamento, dipende dal tipo di attrezzatura, però comunque possiamo vedere che quasi tutti dovrebbero adeguarsi entro il 2025. Quindi noi cosa possiamo fare come consumatori per essere sicuri che andiamo ad acquistare un prodotto senza FAS? Sicuramente andare a leggere quello che ci dice il produttore, perché da questo punto di vista, come dicevo, ci sono aziende che veramente vanno a indicarci per ogni singolo prodotto se sono presenti FAS e quant'è la percentuale di materiale riciclato. Da questo punto di vista però c'è anche da dire che esistono delle leggi a riguardo. Infatti l'ultima in ordine di tempo, il 19 settembre di questo 2024, è entrata in vigore una legge europea che va a limitare un certo tipo di FAS, perché poi come diciamo un FAS sono una serie di sostanze chimiche, quindi ne esistono diversi. In questo caso questa legge europea va a limitare una sostanza chimica in particolare che ci riguarda da vicino, perché è quella più presente nell'abbigliamento outdoor. Quindi da questo punto di vista sicuramente già nel prossimo 2025 vedremo che tantissime aziende punteranno su questa eliminazione di FAS, sia perché praticamente ormai sono obbligati a farlo viste le leggi europee, sia perché ormai è sdoganato anche quanto siano nocive. Dunque questo è un argomento sicuramente di cui continueremo a parlare, perché tutto si sta ancora evolvendo, come avete visto ricerche ne sbucano fuori tutti i giorni. Leggi che stanno entrando in vigore che sicuramente cambieranno tutto questo argomento. Ecco che noi sicuramente continueremo a parlarne. Se non volete perdervi qualche aggiornamento sul tema, sapete cosa fare, iscrivetevi al canale. E detto ciò ragazzi, una speranza di avervi aiutato a saperne di più anche su questo argomento, sicuramente ad acquistare i prodotti in maniera più consapevole. Vi ringrazio di aver guardato anche questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!